Volete sapere, ragazzi, come si svolge una gara di ciclismo su strada amatoriale? Beh, avete presente le gare dei pro? Non c'entrano nulla. Non c'entrano nulla, ragazzi, perché generalmente le gare dei prof, come le vediamo in televisione, si svolgono in questo modo. Nelle prime fasi di corsa ci sono attacchi per creare la fuga di giornata, che spesso è una fuga composta da persone, da atleti di secondo livello, terzo livello, quindi è una fuga destinata ad essere ripresa a qualche chilometro all'arrivo. E infatti le gare professionistiche, nella maggior parte dei casi, si decidono alla fine, sia che esse siano tappe di grandi giri, sia che esse siano classiche di un giorno. Generalmente, appunto, la fuga viene ripresa verso fine gara e, appunto, nelle fasi finali vengono fuori i più forti, i capitani, quelli che poi si vanno a giocare la corsa. Può capitare anche che le fughe che partono inizialmente, che in questo caso vengono definite anche fughe bidone, vengono lasciate andare al gruppo perché magari in una tappa di un grande giro, quando non ci sono ambizioni di uomini di classifica, non ci sono ambizioni delle squadre dei velocisti, magari si lasciano andare gli attaccanti, quelli più volenterosi, e allora arrivano loro, ma generalmente questo non accade. Nelle gare amatoriali invece spesso accade, ovvero generalmente regna sempre l'anarchia, sia che esse siano gare a circuito che gran fondo, ma specialmente gare a circuito regna la piena anarchia, ovvero scatti e controscatti fin dall'inizio, e spesso la fuga che nasce nelle prime battute di gara o comunque entro metà gara è anche la fuga buona che poi può arrivare all'arrivo. Questo perché nel ciclismo amatoriale, a meno di casi particolari, non esistono squadre super attrezzate composte da molti atleti che riescono appunto a controllare la gara, a tener chiusa la corsa, magari lasciando una fuga con poco spazio che poi si riesce a riprendere prima dell'arrivo per favorire appunto o l'uomo veloce o l'uomo appunto forte in salita o che riesce a fare uno scatto nel finale. Spesso questo negli amatori non succede, quindi è fondamentale nelle gare amatoriali, per chi ci si cimenta, appunto azzeccare la fuga giusta, lo scatto giusto, perché è molto facile che anche se una fuga nasce nelle prime fasi di corsa sia comunque composta da uomini con doti interessanti, da amatori di livello, da componenti appunto, da atleti di spessore, chiamiamoli così, che poi possono arrivare all'arrivo. Quindi è importante fin dalle prime fasi di corsa, se uno vuole fare la gara e se ha un'ambizione di vittoria, buttarsi negli scatti, buttarsi nelle fughe. Il problema è che, appunto, non essendoci squadre organizzate, spesso magari si corre squadre che in una gara sono presenti 1, 2, 3, massimo 4 atleti, quindi è praticamente impossibile riuscire ad entrare in tutti gli scatti, quindi uno deve anche armarsi di pazienza, di fortuna e piazzare lo scatto giusto quando ritiene necessario che la fuga possa andare bene. Infatti è anche fondamentale conoscere i propri avversari, non andare appresso a tutti, perché magari si va appresso al paracarro di turno che non ci porta a nessuna parte, mentre è fondamentale seguire gli atleti che si reputano appunto nella condizione di poter arrivare alla fine. Questo è vero specialmente nelle gare più pianeggianti, sia che esse siano appunto medio fondo, gran fondo o gara a circuito, perché le gare dove c'è molta salita è più facile che a venire fuori siano gli uomini più in forma, quelli con una condizione maggiore, i più forti, perché appunto in salita è più facile fare la differenza. Mentre nelle gare dove regna maggiormente la pianura, che a ruota si sta bene, è molto facile che si creino fughe lasciate andare, magari però anche abbastanza numerose, che poi non si riesce più a riprendere perché appunto non essendoci squadre composte da molti uomini, una volta che nel gruppo rimangono tutte persone di squadre diverse, chi va a tirare? Tiro io e poi fai la volata tu, vinci tu. Quindi è difficile organizzarsi perché ovviamente poi a tirare si fa più fatica, o tirano tutti o non tira nessuno, e ecco che la fuga mandata via arriva. Quindi nelle gare dove c'è meno terreno in salita su cui si riesce a fare la differenza è ancora più facile che trovare lo scatto giusto sia l'arma vincente per vincere la gara. Questo vuol dire anche che se uno è molto forte in volata, che magari va a fare una gara piatta, dice una gara piatta, si arriva in volata, io aspetto la volata, li batto tutti, vi assicuro, ragazzi, che succede così perché mi è capitato anche a me. Poi però va via uno, va via due, vanno via 5, vanno via 10,
la volata per l'undicesimo posto si vince, ma l'undicesimo posto non vale nulla, ragazzi, perché vince soltanto il primo, che è uno solo. Quindi, spesso essere un buon velocista nel mondo amatoriale, a meno che non si ha una squadra a disposizione, serve a poco. L'importante è appunto azzeccare la fuga giusta, non sprecare troppe energie in scatti che non portano a nessuna parte. E quindi con l'esperienza e con un po' di fortuna bisogna azzeccare lo scatto giusto, la fuga giusta. Poi certo può succedere anche che si arriva tutti in gruppo, in volata, perché no? Succede, non dico spesso, ma può succedere. Però è molto difficile, anche là magari si è stato in fuga tutto il giorno, poi si viene ripreso alla fine. Mondo amatoriale, ragazzi, è veramente complicato interpretare le gare, a meno che uno non è veramente superiore, che ha cartucce all'infinito o che magari parte via da solo, sia che è da solo che in gruppo, non gli interessa nulla, va all'arrivo, ma per fortuna di quei casi ce ne sono pochi. La maggior parte dei comuni, chiamiamoli così, amatori, che però hanno ambizione di giocarsi la corsa, se la deve comunque sudare e affidarsi anche alla fortuna e all'esperienza che si matura facendo gare su gare e conoscendo gli avversari. Tutto questo pippone, ragazzi, era per spiegare a chi si approccia al mondo amatoriale, a chi si approccia alle prime corse, come generalmente funziona la gara. Non preoccupatevi se all'inizio rimanete un po' spiazzati o magari iniziate subito a scattare ma poi finisce subito l'energia. All'inizio bisogna imparare a stare in gruppo, magari mandate via gli scatti, andate via le fughe, arrivate in gruppo, poi piano piano capirete come va la gara, come dovete muovervi e vedrete, vi toglierete qualche soddisfazione se la gamba c'è. Ma tutto questo era anche per dirvi che non basta guardare l'ordine di arrivo per capire se uno è più forte di un altro, ovvero non è detto che quello che arriva terzo è più forte di quello che è arrivato ventesimo, perché per vedere veramente il livello degli atleti partecipanti di una gara bisogna vedere la gara con occhi esperti, ancor meglio vederla dall'interno gareggiando, perché appunto può arrivare terzo uno che per tutta la gara è stato a ruota, ha avuto la fortuna di entrare nella fuga giusta negli ultimi chilometri o è arrivato terzo in volata. Ma può arrivare ventesimo, uno che ha scattato tutto il giorno, ha tirato, alla fine non ce la faceva più, si era assegnato ed è arrivato ventesimo. Però magari quello che è arrivato ventesimo è molto più forte in realtà di quello che è arrivato terzo. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione. Fatemi sapere se questo video, un pochino più particolare, un pochino addentrato nel mondo amatoriale, vi è piaciuto. Io come al solito vi invito a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!